Buongiorno a tutti, io sono Marta Muscariello, sono ricercatrice all'Università IULM di Milano e oggi per la Giornata Mondiale della Voce vorrei semplicemente proporvi qualche riflessione sulla funzione pragmatica della voce, o meglio su una delle funzioni pragmatiche della voce, forse una delle funzioni meno sistematizzate al giorno d'oggi, che è quella appunto delle funzioni più legate alla soggettività della voce e quindi all'individualità. Noi siamo soliti dire che viviamo in una società dell'immagine e dovremmo dire piuttosto che viviamo in una società che concentra la sua attenzione sull'immagine, perché siamo anche circondati da un mondo sonoro molto vario, composto da tanti suoni, più spesso purtroppo da rumori, ma che questo mondo sonoro, se ci facciamo caso, è senza precedenti, nella storia dell'umanità e richiederebbe quindi un'analisi a tutto tondo. Uno spazio importante di questo studio e di quest'analisi a tutto tondo dovrebbe essere occupata dalla voce umana, in tutte le forme in cui oggi la voce umana può declinarsi, naturalmente dal vivo, che è la sua dimensione più ovvia, ma possiamo anche considerare la voce umana oggi isolata dalla fisicità della persona che la emette, o perché la sentiamo al telefono, o perché la sentiamo ad esempio alla radio. O ancora, e questo è un'altra particolarità della contemporaneità o comunque degli ultimi tempi, possiamo sentire la voce mediatizzata, quindi dalla microfonazione o dalla registrazione. E quindi la voce si può esaltare nelle sue componenti oppure talvolta anche essere distorta, manipolata. Altro elemento importante, noi possiamo slegare la voce dal qui e ora della performance, ma possiamo ad esempio sentirla più volte nel tempo perché è stata magari fissata dalla registrazione. Oggi abbiamo anche l'estrema manipolazione, falsificazione della voce, che è data per esempio dagli assistenti vocali, che sono in realtà delle voci senza persona. Sono una sorta di sineddoche concretizzata di una persona, dove la presenza appunto della fisicità della voce rimanda illusoriamente a una presenza umana che in realtà non c'è, è inesistente. E è anche a questa sineddoche vocale che il Novecento, con crescente intensità fino ad arrivare poi ai nostri giorni, ci ha abituato e ci ha, direi, quasi assuefatti. Siamo in tempi di quarantena, lo sappiamo, non c'è bisogno che ve lo dica io, ma è anche grazie alla voce e quindi anche alla possibilità di propagarla tramite diverse tecnologie, dal cellulare alle videochiamate, ai messaggi vocali su WhatsApp, è così che restiamo in contatto con i nostri cari, con i nostri amici, colleghi, insomma, con tutto quello che è la nostra cerchia sociale. Sono stati fatti di questi tempi molti paragoni con la Seconda Guerra Mondiale, quindi questa situazione sarebbe paragonabile alla Seconda Guerra Mondiale. Razionalmente, chiaramente è una similitudine iperbolica che enfatizza, pone l'accento sull'eccezionalità di questa situazione. Sulla
sulla difficoltà, sulla presa di coscienza della precarietà, insomma, una serie di elementi di riflessione. C'è effettivamente però, secondo me, un punto in comune fra questa nostra quarantena e la guerra. È un punto in comune però non con la seconda guerra mondiale, ma con la prima guerra mondiale. Migliaia di soldati della Grande Guerra, infatti, lontani da casa e voi pensate anche immobilizzati nello spazio angusto, della trincea, senza potersi muovere liberamente, questi migliaia di soldati avevano sentito l'esigenza di tenersi costantemente in comunicazione con la loro cerchia familiare e sociale e quindi hanno scritto durante la guerra centinaia, ma centinaia di migliaia, di lettere. Queste lettere sono piene del parlato di questi soldati. Vi si trovano espressioni idiolettiche, dialettali, espressioni poi in un codice familiare ristretto, personale e quindi identificativo, e che a chi leggeva doveva dare l'impressione di sentire quei racconti e quelle raccomandazioni dalla trincea direttamente dalla viva voce dello scrivente. Proprio tra l'altro come avviene oggi in molti film. Abbiamo queste scene in cui un personaggio legge una lettera che ha ricevuto e noi spettatori la sentiamo leggere non dal personaggio che l'ha ricevuta, ma direttamente dalla voce del personaggio che l'ha scritta, anche se il personaggio che l'ha scritta non è presente sulla scena. E questa scelta che noi troviamo nei film, che possiamo sentire nei film di oggi, dipende proprio dalla funzione pragmatica della voce, dalla percezione, cioè, di chi, leggendo e sentendo nella sua mente la voce dello scrivente, ne ricostruisce anche l'identità e ne avverte inconsciamente gli effetti emotivi e l'efficacia che un particolare timbro ha su un'altra persona che conosce, chiaramente con cui ha delle relazioni e questa efficacia, questi effetti particolari del timbro sono definibili in termini del tutto soggettivi, ci sono sfuggenti, incommensurabili. Eppure esistono. Così anche adesso in quarantena ritroviamo quindi la vicinanza delle persone che ci sono care attraverso la voce che ogni giorno possiamo sentire tramite i mezzi, per fortuna oggi più immediati rispetto a 100 anni fa. Ricordo anche un bellissimo saggio di Federico Albano Leoni del 2009, Dei suoni e dei sensi, che ha tra l'altro per eloquente sottotitolo Il volto fonico delle parole, e in questo saggio Albano Leoni scrive che la voce è veicolo e strumento molto potente di espressione, e attraverso questo potente veicolo passano una serie di informazioni importanti della persona che parla, informazioni che vanno dal suo stato fisico al suo stato emotivo, ma anche dalle sue intenzioni alle sue disposizioni d'animo verso l'interlocutore. Queste informazioni passano però in modi in parte ancora poco noti alla scienza, ma che sono, ci dice sempre Albano Leoni, chiarissimi a chi ascolta. Questi effetti pragmatici quindi della voce sono soggettivi e l'indagine sulle osservazioni in proposito può provenire anche dalla letteratura, dai trattati del passato, dalle ricerche dei medici del passato. Prima che intervenissero gli strumenti diagnostici moderni. E tutto questo, queste osservazioni,
costituiscono un campo di ricerca per noi molto vasto e che ci può aiutare a definire meglio la voce come bene culturale, secondo il titolo di un noto volume del 2002 curato da Amedeo De Dominicis. La funzione della voce come timbro identificativo della persona compare ad esempio nella Divina Commedia, quando nel Purgatorio Dante incontra Forese Donati e dice, la commedia, le terzine dicono, mai non l'avrei riconosciuto al viso, ma nella voce sua mi fu palese ciò che l'aspetto in sé avea conquiso. Questa favilla tutta mi raccese. Mia conoscenza alla cangiata labbia e ravvisai la faccia di Forese. Quindi Forese Donati, che è irriconoscibile nelle sue sembianze fisiche, viene riconosciuto da Dante grazie alla voce che ne palesa quindi l'identità. Una miniera poi di osservazioni sugli effetti della voce, o meglio, per essere del tutto precisi, dovremmo dire una miniera di osservazioni culturalmente connotate sugli effetti della voce ci viene dagli scritti dell'ottimo medico otorinolaringoiatra Guglielmo Bilancioni, nato a Rimini nel 1881 e morto a Roma nel 1935. Bilancioni si è occupato naturalmente della fisiologia e della patologia della voce, ma ci ha anche lasciato tantissime osservazioni sulle connotazioni individuali della voce, basate proprio sulla stretta connessione fra la padronanza della voce e le doti personali di chi la usa. E scrive il Bilancioni nel 1923. È raro che un uomo, il quale non abbia assoluta padronanza di sé, sappia servirsi in modo lodevole e destro della propria voce, ritrarne il quantum d'effetto utile che un individuo equilibrato sa ricavarne. Padroneggiare la voce, lo sappiamo, è da sempre essenziale per gli attori e tutti gli oratori in generale. Ne siamo perfettamente consapevoli nel public speaking, dove questa abilità diventa decisiva per trasmettere la credibilità o per persuadere il pubblico a fare qualcosa, credere qualcosa, comprare qualcosa. In questo tempo così particolare, tra l'altro, siamo tutti esposti più del solito all'ascolto dei discorsi, delle figure politiche di tutto il mondo e quindi possiamo fare particolare attenzione alle loro performance vocali e siamo anche esposti a sentire soggettivamente l'effetto su di noi, l'effetto emotivo di queste performance vocali. E mi piace concludere citando una delle performance vocali sicuramente più interessanti di questi giorni, che è il discorso tenuto dalla regina Elisabetta appena una decina di giorni fa, ed è uno dei suoi pochissimi discorsi alla nazione. In cui la sovrana ha dimostrato tutta la sua capacità di padroneggiare gli effetti della voce sugli ascoltatori. Una voce chiara, pur pacata e calma, che è stata in grado di trasmettere sicurezza sul futuro e anche di esortare il Regno Unito a proseguire gli sforzi contro il coronavirus. Grazie.